I particolari emersi dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sul traffico di armi e droga a Pagani ha fatto emergere la forte presenza di un clan camorristico capace di muovere enormi interessi. Fa impressione l'enorme potenza di fuoco delle armi ritrovate in un garage. A custodirle era una donna stipendiata con 1000 euro al mese. Tante armi da far dire al procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, che non si hanno tante armi per il semplice controllo delle piazze. Ma c'è un altro particolare che sorprende, anche non più di tanto. Due delle persone arrestate nel corso del blitz di ieri mattina, soltanto pochi giorni prima, erano state condannate per reati simili. Insomma, nella vita di queste persone la traccia e il destino sembrano segnate. Emergono anche nuovi equilibri nella gestione del malaffare a Pagani. Gli indagati, secondo quanto riferito dagli inquirenti, fanno riferimento al clan Fezza, quasi una sorta di confine da un altro gruppo che conferma la rottura di un'alleanza che durava da anni. L'operazione, come hanno spiegato gli investigatori in conferenza stampa, nasce dalla perquisizione della Guardia di Finanza avvenuta nel maggio del 2019 in un garage a Pagani, all'interno del quale erano stipati un Kalashnikov con silenziatore, un fucile a pompa, 5 pistole, 4 bombe a mano e oltre 500 cartucce di vario tipo. Oltre alle armi, i militari scovarono 20 kg di marijuana. Le fiamme gialle hanno quindi ricostruito, grazie ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e all'analisi delle telecamere presenti nei pressi dell'armeria, l'organigramma della banda che si occupava dello spaccio nell'agro e della custodia delle armi da fuoco. Il vertice dell'associazione era occupato da Dauri e Solferino, che si occupavano di trovare luoghi sicuri per lo stoccaggio dello stupefacente e delle armi, nonché del reclutamento di persone di fiducia. Molinari faceva da intermediario, dando il compito ai coniugi Graziano e Adiletta di intestarsi il contratto di locazione del garage e di custodirne le chiavi. In cambio ricevevano 1000 euro al mese. Ferraioli ed Avventurato si occupavano invece della gestione materiale delle armi e della droga. Gli altri indagati, seppur non direttamente inclusi nel sodalizio criminale, si occupavano del confezionamento e della vendita della droga.